Far ripartire il motore economico dell'Italia avviando velocemente le riforme è la sfida lanciata dal nuovo premier Matteo Renzi. Elisabetta Franchi pronta allo sbarco a Piazza Affari e per Furla è una strada ipotetica. 22 anni dopo Tangentopoli nulla è cambiato, in Italia l'evasione è di 180 miliardi. Far ripartire il motore economico dell'Italia, questa è la sfida lanciata dal neo premier Matteo Renzi che con il suo governo ha ottenuto la fiducia da Camera e Senato. Dal fisco alla scuola, dalla pubblica amministrazione alla giustizia. Nelle intenzioni del Premier, se si riesce a dare uno scossone al sistema, avviando velocemente le riforme, i risultati non dovrebbero mancare. Il rapporto deficit-PIL ha toccato il 133%, ma nonostante il macigno del debito pubblico, lo spread sembra sceso stabilmente sotto quota 200 e la ripresa, seppur timida, c'è. E così Renzi, per rafforzarla, proverà a tagliare le tasse sul lavoro di almeno 10 miliardi, con benefici che dovrebbero farsi sentire per buste paga, pensioni e aziende. Contemporaneamente dovrebbe decollare il piano lavoro per facilitare le assunzioni. E altra scommessa, l'amministrazione pubblica. C'è bisogno di farla funzionare bene, così da farla diventare un vantaggio per imprese e cittadini. Ma dove prendere i soldi per questa rivoluzione? Si punta tutto sui risparmi di spesa e sui tagli alla politica. Il dossier, compilato dal commissario alla revisione della spesa, Carlo Cottarelli, prevede risparmi per 6 miliardi quest'anno, 12 nel 2015, 20 nel 2016 e 30 a regime nel 2017. Se falliamo, ha detto Renzi, è colpa mia. Gonfie vele per il lusso a Piazza Affari e in generale sulle piazze mondiali. Nel 2013 in Europa il comparto moda, secondo l'analisi Panbianco, ha battuto l'indice FTSE 100 con più 13,6% contro il 12% di mercato. In Asia più 15,15% contro il 2,9% di rialzo dell'indice Hang Seng. In America invece il Dow Jones è stato praticamente in linea con il sottoindice del lusso. Matricole dello scorso anno Italia Independent e Moncler, mentre quest'anno si attende l'IPO di Pianoforte Holding, mentre si avvicina alla borsa Elisabetta Franchi e per Furla è una strada ipotetica. La decisione di andare in borsa è una decisione degli azionisti, il mio lavoro come manager è fare in modo che questa decisione possa essere eventualmente presa. Per crescere serve denaro, ne serve molto, può essere attento alle banche che guardano i numeri in un certo modo, una private equity che li guarda in un secondo modo, oppure la borsa che guarda la progettualità. Quello che è di positivo, se posso esprimere la mia opinione personale, la borsa ha è che molto che insegna le aziende ad avere regole, a quindi a misurarsi con degli altri azionisti. La borsa è una cosa molto seria. Elisabetta Franchi da tempo si prepara a sbarcare a Piazza Affari. Lo scorso ottobre una quota di minoranza di Bettiblu è stata rilevata dal fondo di private equity Trilanti Capital Partner. Questo con lo scopo di dotare la corporate governance di solide basi. Siamo avanti con i lavori, si può dire? Mi sto preparando per affrontare il mercato spietato della borsa. Spero di farcela. L'Italia è sotto l'assedio dell'economia criminale. 22 anni dopo la prima bustarella di Tangentopoli, la corruzione, stima la Corte dei Conti, è addirittura peggiorata e pesa per 60 miliardi. La criminalità economica dilaga e intacca le tasche dei cittadini, avverte Francesco Greco, il magistrato a capo della sezione reati fiscali della Procura di Milano. I dati forniti sono impressionanti. In Italia l'evasione è di 180 miliardi, non riscosso di Equitalia è di circa 550 miliardi. Nessuno è in grado di tagliare tasse nel nostro paese, dice Greco, ma basterebbe portare la riscossione dal 4 all'8% e avremmo già fatto una finanziaria. Dalla grande rivoluzione di Mani Pulite, insomma, nulla è cambiato. Per Gerardo Colombo, uno dei PM dello storico pool milanese di Tangentopoli, più che di repressione penale c'è bisogno di altro, di educazione alla legalità. Bisognerebbe dare un'importanza eccezionale all'educazione, perché il nostro paese è un paese che la corruzione la tollera e che spesso con la corruzione ha un po' i piedi bagnati, no? È un po' coinvolto nella corruzione. Perché? Perché il modo di pensare è un modo, secondo me, ancora molto vecchio, che sta prima della Costituzione. Trento si coltivano giovani talenti e le idee diventano realtà.
Questa ad esempio è l'altimetria. Io ho sviluppato una nuova società, nata nel 2010, dal nome Practix, che si è specializzata nello sviluppare software cooperativi per tavoli interattivi. Cioè software che permettono di condividere un'interfaccia touchscreen, come un grande tablet, per poter supportare attività di apprendimento e studio insieme. Daniel è una delle menti che si incontrano tra i corridoi di Trento Rise, associazione creata dall'Ateneo Trentino e da un altro degli organismi ideati dalla provincia autonoma di Trento, la Fondazione Bruno Kessler. L'ambiente è quello accademico, ma in Trentino sono arrivati a una conclusione determinante. Fare ricerca da sola non basta. Le grandi intuizioni bisogna saperle sviluppare e soprattutto farle conoscere al mercato. Da qui nasce l'idea, creare un anello di congiunzione tra mondo universitario e tessuto imprenditoriale, un tassello fondamentale che sappia, da un lato, attirare investimenti e dall'altro diventare appetibile per i giovani cervelli, che in questo caso, anziché fuggire dall'Italia, fanno a gara per arrivarci. E per più di un motivo. Vengono qui perché trovano l'ambiente dove c'è un supporto da parte del territorio, naturalmente anche da parte di Trento Rise, che li segue. Abbiamo dei mentori, noi li chiamiamo, cioè abbiamo degli insegnanti d'impresa, diciamo così, che arrivano da tutta Europa, non solo da tutta Europa, da tutto il mondo, che li seguono, li aiutano a sviluppare la loro impresa. Quindi in questo senso si trovano in un ecosistema che è quello congeniale per andare avanti con le loro idee e metterle in pratica. I ricercatori tipicamente fanno il loro mestiere, non necessariamente sono in grado di andare a competere sul mercato, sia per diciamo, le competenze di tipo organizzativo, di marketing, manageriali, eccetera, eccetera. Quindi da un certo punto di vista avere una struttura che prende i risultati della ricerca e li porta sul mercato è ovviamente un vantaggio, un asset, quindi è complementare a ciò che si fa in università. Quello che siamo riusciti ad avere qua a Trento è stato una sensibilità nei confronti dello sviluppo di nuova imprenditoria legata al trasferimento tecnologico. La Fondazione ha sviluppato la ricerca, ma poi ci ha dato una forte mano nello sviluppare l'attività imprenditoriale, quindi mettendo finanziamenti e aiutando l'iniziativa su vari fronti, anche sul networking. Non solo una questione di orgoglio nazionale, piuttosto una soluzione per garantire crescita economica e sviluppo duraturo a un territorio. Ricordiamoci che queste imprese sono imprese tipicamente in alta tecnologia e quindi un posto di lavoro in alta tecnologia, come si dice a Berkeley, equivale, induce perlomeno altri 5 posti di lavoro in più, no? Ecco, quindi diventa un ecosistema che è l'ecosistema che un territorio vuole avere, un sistema dove diminuisce la disoccupazione, un sistema dove le persone che vengono investono sul territorio. Tra l'altro, attirare imprese di alta tecnologia può essere un vantaggio a basso impatto ambientale anche per aiutare le realtà imprenditoriali che già operano nei due asset principali della provincia, agricoltura e turismo. Noi abbiamo chiesto la collaborazione di Trento Rise all'interno di un evento, un incarico di Universiade Trentino, le Olimpiadi Universitarie che si sono svolte nel mese di dicembre qui. Il contributo è stato molto importante perché ci ha permesso di gestire un numero significativo di dati attraverso un software sviluppato ad hoc in questa occasione. L'idea era quella di creare un sistema per permettere la raccolta dei dati degli utenti di Universiade e di gestire questa importante massa di dati per migliorare il nostro servizio.